Cari chitarnauti, ciao e bentornati qua sul nostro canale di YouTube e su lezionichitarra.it. Qui è Claudio che parla. Allora, come sapete, sono sempre stato personalmente più orientato ai grandi eroi della musica rock del passato, quindi insomma il rock classico è un po' la mia passione, no? Anni 60, 70, 80. Però quando c'è qualche nuovo talento sulla chitarra è stupido non notarlo e quindi ce ne sono al giorno d'oggi. Ci sono dei grandi quali Joe Bonamassa, Derek Trucks, ma anche John Mayer. Quindi un artista che si è fatto notare da svariati punti di vista e non ultimo su come suona la chitarra. Quindi eccoci qui a parlare oggi di lui con questo splendido brano Slow Dancing in a Burning Room, una bellissima ballata. Quindi ho visto tante cover e tanti tutorial di questo brano su YouTube e come sempre molti pochi sono accurati, spesso hanno alcune cose che non coincidono con come John veramente suona questo brano, quindi oggi cercheremo di vedere un po' accuratamente quali sono le sue frasi e le sue soluzioni. Ti ricordo che puoi anche scaricare la tab di questo brano cliccando sulla piccola i qui in alto, assieme a tutte le altre tab spartite delle mie lezioni, e puoi anche scoprire sempre sulla i qui in alto come studiare con me con i miei corsi online. Ma ora bando alle chiacchiere e andiamo a vedere come suonare questo splendido brano. Dunque, innanzitutto due veloci note sul suono. Quando ho pubblicato l'anteprima di questa lezione, tanti mi hanno chiesto: Claudio, come hai fatto ad ottenere un suono simile a quello di John Mayer? In realtà è molto semplice, nel senso che si tratta di un suono clean con un po' di riverbero, punto. Quindi non dobbiamo fare niente di particolare se non lasciare la chitarra naturale quale è. Quindi l'ideale sarebbe avere una chitarra stile Stratocaster, come questa, o comunque con dei single coil tipo Telecaster, o qualsiasi altra chitarra che abbia dei single coil. Se non ce l'hai, non importa, la suonerai chiaramente con la chitarra che hai a disposizione, ma per avere un suono simile l'ideale è una Strato. Dal punto di vista del pick-up, io ho suonato l'intro con il pick-up al manico, in stile un po' hendrixiano. In realtà anche un pick-up centrale può funzionare tranquillamente. Ok, tutte e due garantiscono sicuramente quel suono pulito che serve. Da evitare invece il pick-up al ponte, non è il suono di questo brano. Dopodiché, appunto, un leggero riverbero, di cui adesso ti parlerò meglio, perché c'è qualcosa di particolare da dire proprio in fatto di riverbero. Per il resto, nient'altro a livello di suono, solo tocco dinamica delle mani. Dal punto di vista della scala della tonalità, il brano è in Do diesis minore, Mi maggiore, quindi diciamo, teniamo come scala di riferimento questa pentatonica scusami, Mi maggiore, Do diesis minore, ok? Classica, come se fosse la scala di La minore qui, no? Pentatonica portata qui sul nono tasto. Quindi questa è un po' la scala di riferimento, anche se in realtà John suona più sugli accordi, che non sulle scale. Adesso tra poco lo vediamo. Bene, andiamo a vedere la parte che inizia in questo modo. Quindi abbiamo questo glissato dal nono tasto all'undicesimo tasto della corda La, quindi siamo pienamente sulla pentatonica che ti ho appena detto. Dopodiché andiamo a suonare questo nono tasto della corda Sol, ok? E poi dopo andiamo ad aggiungere il pollice a fare la nota di basso. Ti dicevo poco fa che ho visto alcune versioni, che siano lezioni o cover su YouTube, scorrette o incomplete. Ecco, tanti non suonano queste parti di basso, anche negli accordi che ci sono dopo. Troppo facile farlo così. La difficoltà sta nel fatto che John comunque suona anche i bassi su questo brano, no? Quindi in questo caso abbiamo questo. Ok? Quindi dobbiamo lasciar risuonare questa nota, in più aggiungere questo Do diesis al basso. Quindi qui siamo sull'accordo di Do diesis minore. Sarebbe questo, immaginati un barré di questo tipo. Ora andiamo a suonare con il basso con il pollice e completiamo poi l'accordo, no? Ecco, qua c'è questa nota che è appunto ha qualcosa di particolare, questa cosa qua. Per due motivi è qualcosa di particolare. Primo perché è riverberatissima e tanti si fanno un po' ingannare, no? E pensano di dover mettere tutto quel riverbero sul suono in generale. In realtà quello lì è un effetto che è stato creato in studio, quindi quella nota è stata isolata ed è stata messa una tonnellata di riverbero su quella sola nota. Se noi usassimo tutto quel riverbero anche sulla restante parte, verrebbe fuori un pasticcio. Quindi attenzione, perché se ascoltiamo dal vivo, per esempio, la performance, ci rendiamo conto che quella nota non è così riverberata, va bene? Quindi attenzione, perché quello è un artificio di studio, va bene? Quindi io ti consiglio di tenere un riverbero di compromesso
quindi più basso sicuramente di quello che si sente su quella nota. E l'altra particolarità è che quella nota è un po' è l'accordo. Quindi io ti consiglio sostanzialmente, no? Una volta che hai fatto questo e hai aggiunto il pollice, no? Di schiacciare con l'indice anche la corda Si, ottenendo questo accordino, no? O anche fino al mi cantino addirittura, no? Quindi otteniamo questo accordo, ma in realtà è quasi tutto stoppato, cioè è quasi più un suono percussivo, no? Cioè si sente quasi una cosa di questo tipo che lascia appunto risuonare il riverbero. Dobbiamo trovare proprio una via di mezzo andando a premere leggermente sulle corde. Non è facile, no? Che sia proprio faccia sentire solo poco l'accordo e sia più che altro un suono percussivo, va bene? Quindi una cosa su cui esercitarsi anche. Questa per trovare il giusto tocco su questo accordo. Ok, una cosa di questo tipo. Dopodiché si passa a questa frase qui. Di cosa si tratta? Andiamo a prendere queste due note che fanno sempre parte dell'accordo di Do diesis minore, quindi undicesimo tasto sulla corda Re e nono tasto sulla corda Sol, ok? E andremo a fare questa cosa qua. Sembra facile, ma non è così banale, perché noi dovremo partire con una certa posizione e glissare indietro, ma cambiando posizione, perché prima partiamo con le dita anulare e indice, e dopo scivoliamo indietro, avremo le dita medio e indice su questa posizione qui, che abbiamo quindi il dito medio sul settimo tasto della corda Re, perdonami, sul nono tasto della corda Re, e il dito indice sull'ottavo tasto della corda Sol. Quindi la posizione cambia. Ma dobbiamo riuscire lo stesso a collegare le due posizioni con un glissato. Come si fa? Si parte con il dito medio già sulla corda. Quindi se io parto così, non metto il dito medio sulla corda, poi come faccio a riuscire a passare a questa posizione, cambiare dall'anulare al medio, no? L'unica soluzione è partire con il medio già sulla corda. Così poi dopo io posso togliere l'anulare e riuscire a collegare le due note, no? Ecco, questi sono quei dettagli che secondo me fanno grande John Mayer, nel senso che il suo stile, il suo modo di suonare non è certo innovativo, non è che ha, come dire, rivoluzionato la chitarra, però tutto l'insieme di questi piccoli dettagli fanno il suo modo di suonare. Un'altra cosa, la nota, questo accordino, non è approcciato, così, ma è approcciato con una sgranata che prende dentro anche la corda mi grave, un classico modo di abbellire, no? Ok? Una cosa di questo tipo, e attenzione perché c'è di mezzo la a vuoto e quindi non va fatto suonare come un po' potrebbe essere stato stoppato dal pollice e sicuramente in parte anche dall'anulare che sta leggermente alto, tenendo ferma la corda La. Dopodiché succede questo. Andiamo a vedere, quindi abbiamo un mini barré con l'indice qui sul nono tasto della corda La e Re e viene strappato invece l'undicesimo tasto. Quindi è come se fossero queste due note, come se fossero due mini bicordi, ok? Quindi ci sono queste due note sullo stesso tasto di due corde e poi due note, due tasti più avanti, un tono più in alto. Sono queste due e queste due. Ok? Queste. E posso strapparle o con l'anulare, fare una cosa di questo tipo, ma John lo fa in realtà con mignolo e medio e strappa via sull'indice che invece fa un barré. Ok? Quindi la frase viene così, viene. Ok? Una cosa di questo tipo, va bene? Attenzione a cercare di dargli fluidità, collegando bene le quattro note, questa frase melodica. Dopodiché succede quella cosa qui, che secondo me può essere la parte più ostica del brano, perché questo accordo sembra facile, ma non lo è. Quindi partiamo per gradi e dovrei mettere il pollice qui sul quinto tasto della corda Mi grave, ok? E poi dopo avremo indice e medio qui sul quarto tasto della corda Sol e quinto tasto della corda Si. Quindi pollice qui e questo accordino qua. Però cosa succede? Che io dovrò sgranare ancora, quindi partire dal Mi grave fino ad arrivare appunto alla corda Si, e ci sono di mezzo anche le corde La e Re che non dovranno risuonare, ok? E quindi stopperemo la corda La,
con il pollice e la corda re, quella più difficile, con la punta dell'indice. Quindi ancora la mano sinistra fa un lavoro attivo nello stoppare anche le corde che stanno sopra. Quindi l'accordo dovrà suonare in questo modo. Quindi esercitati anche soltanto a fare questo. Si deve sentire bene il basso. E poi soltanto queste due note, evitando che queste due corde suonino. Ma c'è di più, perché poi dopo questo legato qui. Ok, quindi vado a legare per fare questo M ron dal quarto al sesto tasto con l'anulare, ok? Facendo questo M ron hendrixiano, ma sempre col basso. Ok? Dopodiché tolgo l'anulare facendo un'altra di quelle pennate un po' stoppate e poi dopo si va a comporre invece questo accordo qui, che è un Mi maggiore. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo le dita nella stessa posizione dove che avevamo prima, il medio e l'indice, ma vado a mettere anche l'anulare qui sulla corda La, Re, perdonami, okay? E vado a comporre questa forma, che sarebbe fondamentalmente una forma di Do, sarebbe un Do portato avanti a Re, Mi, quindi sarebbe un accordo di Mi fondamentalmente, no? Ma suoniamo soltanto questa componente più acuta, no? E vado a metterci dentro anche il Mi grave, quindi vado a sfruttare ancora una volta la corda a vuoto. Anche qui attenzione, perché il La non deve far parte dell'accordo, e quindi io faccio questo con il pletto, tocco anche di fatto la corda La, ma la corda La è stoppata dall'anulare. Quindi la difficoltà di suonare queste parti sta tutta qui, nel lavoro di muting, nel far suonare le corde giuste, ok? Quindi attenzione a non sottovalutare queste parti, perché sono tutt'altro che semplici. E c'è anche un vibrato, quindi viene fatto vibrare tutto l'accordo, che è un'altra caratteristica del modo di suonare di John. Quindi viene proprio abbellito, addolcito, no, il suono di questi accordi. E anche questo accordo a tratti viene preso con un M ron. Quindi se prima l'M ron era qua, no? Poi dopo si toglie il dito e si va a farlo invece sulla corda soprastante. Quindi prima l'M ron è sulla corda Sol, quando abbiamo il basso di La. Poi dopo l'M ron invece sulla corda Re, mentre questo componente qui acuta rimane uguale. E poi si fa vibrare l'accordo, ok? Questa è la fine del primo giro. Poi succede questo. Quindi stessa identica cosa. In tutta questa prima parte è uguale anche nel secondo giro, ma la chiusura è diversa, perché qui invece succede questo. Quindi abbiamo questo accordo. Quindi qui abbiamo, io l'ho suonato nella mia introduzione così, facendo un mini barré sul quarto tasto della corda Re e Sol e un basso di La. Quindi anche qui allenati a fare questo accordo, e poi dopo facendo un M ron qua sulla corda Re tra il quarto e il sesto tasto. Quindi la frase sarebbe questa, però con anche il basso di La. La verità è che ho un po' barato, perché si sente chiaramente che nel suo accordo John fa sentire anche questa nota sulla corda La. Quindi il mini barré in realtà è su tre corde, La, Re e Sol. Quindi bisognerebbe fare un mini barré su tre corde in questo modo, aggiungere il basso, ed è già un po' bastardo come accordo. E poi in più aggiungere anche questa nota qua, eventualmente presa con un M ron. Non è facile, un po' spaccamani. Chiaramente poi John c'ha delle mani giganti, quindi a lui vengono più semplici queste cose, no? Comunque, anche se vogliamo togliere quella nota e suonarlo come l'ho fatto io, è abbastanza accettabile. No? Basso, mini barre qui, e M ron qua. Per poi andare a chiudere su questo accordo molto bello, che è un Mi ad nona o ad seconda, okay? Quindi dobbiamo sempre prendere quell'idea di Mi maggiore fatto così, in forma di Do, Do, Re, Mi, okay? E andiamo a togliere l'anulare. E possiamo suonare anche soltanto su Mi grave, La, Re e eventualmente corda Sol. È un accordo che rimane un po' sulle basse, però arricchito con questa seconda che viene ottenuta togliendo l'anulare. Ok? Quindi questo è l'accordo che chiude il secondo giro. E fondamentalmente questo è il riff, la parte principale del riff. Ci sono un paio di frasi che sono interessanti. In realtà John, soprattutto dal vivo, tende a improvvisare molto, a variare molto la parte. Però, ecco, c'è una frase molto interessante quando fa così.
qui. Quindi fa esattamente quello che abbiamo appena visto, però dopo fa questa cosa. Quindi va a suonare sulla corda re, fare questo strappo molto rapido, appena accennato, per poi completare come prima. Quindi andiamo a rivedere, parto da l'accordo che abbiamo appena visto, dopodiché suono ancora sulla corda re, strappo in maniera molto rapida, poi mignolo, indice sulla corda re, e poi dopo vado a ricompletare nello stesso modo con l'accordo triade. Ok, quindi questa è una delle frasi che fa per chiudere variando. Poi sull'accordo di Mi, talvolta fa una cosa che mi piace molto, una frase di questo tipo. Ok, quindi cosa va a fare? Va a prendere il nostro accordo di Mi che abbiamo già visto prima, va a scivolare avanti con il solo anulare, suonando insieme anche però alla corda Si, quindi va a pizzicare plette dita, per poi dopo tornare indietro con l'anulare, un glissato, glissato avanti, glissato indietro, poi va a togliere l'anulare, rimane solo il barré, e poi va a chiudere con il mignolo sul Mi, che è una frase molto interessante, che lui tra l'altro fa tutta con l'anulare, perché ha delle mani giganti, sto anulare riesce veramente a estenderlo ovunque. Ma andiamo a vedere adesso l'altra parte, quella della chitarra solista, quella che fa il tema più acuto. E bisogna dire che nonostante John dal vivo lo suoni in questo modo, quindi con una sola chitarra che fa entrambe le linee melodiche, perché sono due linee melodiche, sul disco questo è stato fatto sicuramente con due chitarre sovraincise. Si sente, perché si sente chiaramente un bending, e un bending anche sull'altra voce, no? Quindi è stato fatto con due chitarre sovrapposte. Dal vivo viene usato questo escamotage per riprodurre vagamente il suono, che non è proprio però identico, no? Quindi vediamo la versione live, quindi si tratta di questi intervalli di terza, a partire qui dal dodicesimo tasto sul cantino e quattordicesimo tasto sulla corda Si, che suoniamo con indice e medio, con queste due dita, dopodiché si scivola avanti di due tasti, di un tono. Okay? E poi dopo si scivola avanti ancora, ma si stringe la posizione. Quindi questa è una terza minore, poi un'altra terza minore, poi qui una terza maggiore. Okay? Quello che devi cercare di fare è farlo suonare più smooth, direbbero gli americani o gli inglesi, possibile, proprio più morbido. E non è facile riuscire a far suonare il Mi cantino, soprattutto su quest'ultimo accordo, ok? Dopodiché si procede tornando da dove siamo venuti. Quindi poi ancora una terza maggiore, terza minore, terza maggiore, terza minore. Quindi vedi che si tratta semplicemente di usare o la terza maggiore o la terza minore e andare a ricostruire la melodia. Chiaramente tutto molto arricchito con dei glissati. Quindi la seconda volta cambia leggermente la melodia e si va qui. Quindi qui sul settimo e nono tasto della corda del cantino della corda Si, poi quinto e settimo tasto e poi si chiude qui. Quindi rivediamo l'ultima volta lentamente, ma non è niente di complicato se non ricordarsi i tasti su cui dobbiamo suonare e il fatto di farlo suonare bene, ben legato, ok? Quando si arriva poi dopo al ponte o ritornello, anche se questa canzone non ha in realtà un vero e proprio ponte o ritornello, c'è una parte piuttosto interessante, perché c'è una chitarra che continua a fare questo. Okay? Quindi si muove su questo Si maggiore, okay? Si maggiore in forma di Mi, quindi classica forma di questo tipo. Siamo sul settimo tasto della corda Si, ottavo tasto della corda Sol, nono tasto della corda Re, più basso qui con il pollice, e con il mignolo viene fatto questo, no? Si continua a suonare su ottavo, nono tasto della corda Sol. Quindi è un Si quarta, o Si undicesima.
abbiamo fatto un Emmeron verosimilmente, quindi con il minion andiamo a martellare. Ok? La cosa particolare però è che mentre una chitarra va avanti a fare questo, cambiano sotto gli accordi, quindi il basso e un'altra chitarra fanno una cosa di questo tipo. Si, do diesis minore, la, poi ancora si, do diesis minore, fa diesis minore, ok? E dopodiché si torna sostanzialmente sul giro iniziale, quindi con do diesis minore, la, mi. Perché questo è il giro iniziale, no? Noi prima abbiamo visto, diciamo, il riff, ma la verità è che gli accordi lì sono do diesis minore, la, mi. Questo è il giro della strofa, no? E su cui c'è anche il riff. La, mi. Va bene? Però ecco, il ponte e il ritornello invece hanno questo si. Ok, quindi si, e poi seguito dalla chitarra di accompagnamento che invece fa do diesis minore, la, poi ancora si, do diesis minore, fa diesis minore, e poi dopo si attacca col giro della strofa. Dancing in a burning room. Quando dice appunto slow dancing in a burning room, e poi dopo riprende il tema. Quindi ecco, ci tengo che tu abbia capito la struttura di questa specie di ritornello. Una chitarra questo, mentre gli altri, quindi la parte armonica, accordiale della band, suona questo giro di accordi. Do diesis minore, scusami, si, do diesis minore, la, si, do diesis minore, fa diesis minore, e dopodiché si torna sul giro principale, che appunto è do diesis minore, la, e mi. E tra l'altro al giro successivo riparte poi ancora il nostro riff completo con il tema acuto e tutto il resto. Quindi io mi auguro di, che tu abbia apprezzato questa lezione, che è molto molto interessante, come vedi è ricca di dettagli, di tante piccole cosine che nell'insieme però fanno lo stile. Sicuramente anche la dinamica fa tanto, l'ho appena accennata, non ho parlato molto in questo tutorial, però è sicuramente importante il piano, il forte, riuscire a rendere questa cosa, no? Alcune note sono suonate sussurrate, no? È sicuramente importante lavorare su questo, un po' copiando quello che senti sul disco, quindi copiando come la suona John nell'originale, ma anche trovando poi le tue dinamiche, sperimentando, suonando alcune note più forti, alcune note più piano, fino a quando troverai il controllo totale della dinamica. Fammi sapere cosa ne pensi di questa lezione, noi ci vediamo qua sul canale di YouTube e su lezionechitarra.it con i prossimi video. Ciao, buona chitarra e a presto! Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui e scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!